Vedi, io quando dico una cosa si verifica sempre, è una cosa assurda. Signora, ma io volevo sapere una cosa. Ma lei ha spostato l'armadio? C'è no, quello è pesante. È pesante, come facciamo? Ha visto che dietro l'armadio c'è questo specie, ecco, scusate un attimo, c'è questo. Io prego l'amico e io faccio in modo per far capire cosa è rimasto praticamente dietro alla sua armadio. Era una zingara. Sì. Una zingara che automaticamente, diciamo, è murata dietro questo muraglione. Il disegno di come io la vedo, ecco, il diapositivo dovrebbe essere questo, in sostanza. Dietro la sua armadio c'è una specie di rettangolo. Sì, sì, c'è nara, è come questa. Sì, è un tipo di rettangolo, grazie regia. Sì. Allora, è un tipo di rettangolo di questo genere. Quindi bisogna rompere... Io la notte sento sempre di scricchiolare, cioè, dietro l'armadio come fa così. Si sentono le mani che si muovono. Ho capito, signora mia, in casa sua c'è una persona murata che purtroppo 100 anni fa, un secolo fa, è stata murata. Era una zingara. E dietro a questa murazione c'è ancora un'altra, come un'altra abitazione. Signora, cioè, facciamo conto che qua c'è una finestra, no? Lei vede, no? Ecco, mettiamo caso, qua dietro c'è una finestra. Adesso, dietro a questa, dove è stato murato, dietro ci sta qualcosa di molto strano. Ci sta... delle ossa, io vedo delle ossa, mi sono concentrato e vedo delle ossa. Spegnete le luci, spegnete tutto per favore, perché adesso voglio andare a vedere dietro cosa vedo. Grazie per favore, grazie. Spegnete le luci per favore, spegnete le luci. Signora? Sì. Io adesso cerco di concentrarmi, di arrivare fino a lei. Togliete l'immagine. Lorenzo, dammi tutta l'obiettivo sull'apposito. Signora, sì. Io prego se potete spegnere anche questo neon, perché io devo fare un qualcosa di particolare. Chiedo scusa ai tecnici, che abbi pazienza, caro Lorenzo, dopo ti regalo un bacio perugina. Ecco qua, grazie. Allora, cosa sta succedendo? Signora? Io adesso cerco di arrivare fino nella sua abitazione. Lei guarda il televisore? Sì, sì. Non si muova, signora. Chi si muove? Sì, un attimo solo. Signora? Sì. Io vedo che la sua casa è molto vecchia. Sì. È fatta ancora con le pietre del Vesuvio. Sì, sì. Perché vedo di lato alla casa delle pietre vecchissime. Cosa dice vostra figlia? Quella di là è ancora rotta del terremoto che è avvenuto. Sì, 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 lo so, sì. Infatti sto vedendo. Senti, ma dove sta mura? Io vedo in questo momento, è proprio come dicevo io, è una zingara che sta murata viva. È morta, è deceduta di una malattia, purtroppo. Sì. E ti voglio dire una cosa, io vedo anche, che cos'è quell'oggetto che vedo in casa tua? Quale? Aspetta un attimo, vedo dietro a questo muro, dove c'è il muro, sì, che sta murata viva, sta murata, diciamo, questa zingara, sì, vedo che c'è un'altra stanzetta. È la mia stanzetta. No, è una stanza, abbiamo fatto il muro. Sì, ma io vedo un'altra stanza. Ma di quell'altra casa? Sì. È proprio, ma quella è un'altra casa proprio. Sì, collega. Sì, sì, ma quella... Cioè, dove sta la muraglia? Io ho visto dove c'è il muro, sì, c'è un collegamento fra il muro e l'altra... Cioè, fai conto come ti ho fatto vedere... Ma quella è una casa proprio... È una... Perché è murata quell'altra strada dove è morta la zingara? Sì, questa casa risale a 150 anni, cioè, di costruzione, lo sapete? È una villa. Come? È come una villa, diciamo. Sì, ma voi scavando in giardino avete trovato mai delle ossa? Sì, il cane pure le mette in bocca. Madonna mia, voi abitate proprio nel cimitero vecchio dei militari.
Un attimo solo. Un attimo. Avete trovato qualche stellina? No. Qualche adesivo, qualcosa di ferro? Sì, mio fratello. Nel giardino? Sì. Ho capito. Sì, sì, è una specie di stella. Sì, sì, sì. Io la vedo. Infatti. Vedo anche un cognome. Genere, il cognome non l'abbiamo letto, abbiamo visto solo la stella. Sì. Vabbè, io adesso rientro in me perché ho capito la situazione della storia. Potete rientrare di studio, per favore, a voi tecnici, a voi regia. Purtroppo, ecco, caro Lorenzo, ecco, io vedo la situazione molto drammatica che si trova questa signora, devo dire, perché purtroppo lei sta in casa sua e non sa che dietro la sua armadio c'è praticamente una figura di una persona morta 100 anni fa. Signori, le entità esistono. Qualcuno dirà, ma come mai questa signora sente scricchiolare le sedie, sente queste porte che scricchiolano, si sente le mani, magari non ha voluto accelerare la signora, ma io vedo tante di quelle cose. Un'entità nel momento, ecco, che questa zingara, diciamo, è deceduta e che sta là, non ha avuto nemmeno i sacramenti, perché quando hanno riordinato la casa, il muratore, per, diciamo così, ha avuto una paura proprio, scusate l'espressione, una paura bruttissima, perché nel momento che lui doveva decedere a fare un determinato tipo di lavoro, ha murato questo corpo e praticamente ha fatto una murazione, purtroppo, e così ha bloccato le uscite che stavano, diciamo, in decorso, perché loro stanno utilizzando solo mezza casa, l'altra metà. Dimmi. Ma voi il muratore l'ha visto? Il muratore l'ha visto. Voi da quanto tempo abitate in questa villa? Sono 3 anni. Infatti, ditemi la verità, dovete essere sinceri. Si dice, una voce in giro, che là ci sono i fantasmi? No, nessuno. Ditemi una cosa, un'altra cosa. Dicono, ma... che sono cose vecchie, ma... No, io volevo dire... Scusate, Gennaro, quella signora che abita da quell'altra parte... È morta. Quella vecchia, no, non è morta, viene solo la mattina. Ha detto vicino a mia nonna che sotto la cantina c'era un corpo di un bambino morto, dell'ossicina, vicino a mia nonna. Comunque io sono convinto di questo e sono tecnicamente convinto che nella tua abitazione, ecco, noi manteniamoci in contatto, anche se io non vi conosco, manteniamoci in contatto, perché io vi vorrei invitare qua qualche sera e magari parliamo direttamente di questo problema, appunto questo problema ne parliamo in prima stasi, in diretta per televisione. Io ti ringrazio per la vostra chiamata. A proposito, siamo in diretta in questo momento, mentre voi ci vedete anche per televisione. Come vede il nostro teleschermo? Bene. Lo vede bene il monitor? Sì, Gennaro, senti, mi potete fare le carte? Signora, perché abbiamo rubato molto tempo, dobbiamo dare i consigli per gli acquisti. Ci risentiamo tra poco, d'accordo? Magari in un'altra telefonata. Perché spazio è terminato, si accende il faro rosso. Grazie. Regia, noi ci risentiamo per la seconda parte tra poco per presentare appunto la signora Rapino Anna, che appunto, scusate, ecco, il signor Rapino Enzo, ho detto bene, la signora Rapina Anna, che ci deve parlare di un argomento scottante. Ma tutto questo tra poco, consigli per gli acquisti.